Buongiorno, saluto il pubblico di Archivissima a nome di Video Sound Art, dell'archivio del Touring Club Italiano di Campobase e dell'artista Daniele Costa. Ringrazio innanzitutto in Archivissima per averci invitato a raccontare questa esperienza all'interno del talk. Cercherò in breve di introdurvi il contesto in cui è nato questo progetto e le diverse persone che sono coinvolte. Innanzitutto io sono Davide Francalanci. Collaboro da 2 anni con Video Sound Art e mi occupo di ricerca e di public program. In sostanza, istruisco con il mio lavoro un dialogo transdisciplinare che parte dall'arte contemporanea, che è il core della nostra attività, e si espande poi verso la musica, il cinema, la cultura popolare. Video Sound Art è un festival, un centro di produzione per l'arte contemporanea. È attivo dal 2010 a Milano e ogni anno propone un calendario di attività che va dalle mostre ai percorsi educativi, dai public program e appunto alle residenze artistiche. Sostenere le nuove produzioni e i giovani talenti è tra gli obiettivi fondativi di Video Sound Art e questo avviene con 3 modalità contigue. La prima è appunto bandire un open call, a cui artisti, studiosi, giovani ricercatori partecipano con una proposta. La proposta viene poi giudicata da una giuria e viene poi eletto un vincitore, ma già in questa fase si realizza un primo obiettivo. La giuria è composta da direttori di musei, collezionisti, curatori, persone che appartengono all'ambito produttivo dell'arte contemporanea. Questo per 2 ragioni. Il primo è per garantire a ogni proposta la maggiore visibilità, le migliori possibilità di essere realizzata all'interno del call o al di fuori di questo contesto. La seconda è per permettere ai rappresentanti di queste istituzioni di venire a contatto con le esperienze più recenti dell'arte contemporanea, opere di artisti talvolta giovanissimi, ancora studenti. La seconda fase è appunto la residenza artistica vera e propria, che ogni anno si tiene in una diversa sede. Negli anni precedenti siamo stati a Palermo, presso il Laboratorio degli Stucchi di Palazzo Batellis, siamo stati a Napoli, nella Real Fabbrica di Porcellane di Capodimonte, alla Fonderia Artistica Battaglia di Milano e in questo caso appunto presso l'archivio del Touring Club Italiano. Quello che accomuna queste realtà, al di là del dato anagrafico, sono tutte realtà molto antiche, è l'obiettivo di trasmettere il proprio bagaglio di cultura materiale di generazione in generazione. Ed è in questa traiettoria che si inserisce la call, di fatto cerca di assecondare questo obiettivo. La terza fase, che è quella a cui vi invitiamo da oggi fino al 9 giugno, è la mostra, ovvero l'occasione per presentare al pubblico gli esiti della call. Ogni anno in un contesto inusuale per l'arte contemporanea, in un certo modo. In passato abbiamo esposto all'interno di impianti sportivi, di scuole, teatri, e ora scegliamo i bagni sotterranei della piscina Cozzi, uno spazio museicato degli anni 30 che normalmente non è accessibile e che lo sarà in questi giorni. Perché spazi così non ordinari? Per 2 motivi. Innanzitutto per nutrire l'immaginario degli artisti e quindi permettere a ciascuno di porsi in dialogo con il contesto. E credo che Campobase e Daniele Costa siano riusciti a rendere la piscina Cozzi una parte integrante del proprio racconto. Allo stesso tempo, per presentare le opere in un contesto pubblico, avviare una discussione pubblica sugli esiti di questi progetti, aprire un confronto sociale, che coinvolga non solo gli usuali frequentatori dei musei, ma anche altre categorie di pubblico. Dicevo, il protagonista della call di quest'anno è appunto l'archivio del Touring Club Italiano. È un rapporto che è iniziato con Video Sound Art l'anno scorso e che è nato da una reciproca attrazione. Da un lato, Video Sound Art stava già facendo ricerca nella sua 10ª edizione del festival su un tema, ovvero l'esplorazione dei paesaggi postmoderni attraverso l'arte. E chi meglio dei viaggiatori del Touring ha fatto propria questa pratica? Allo stesso tempo, eravamo molto affascinati dall'archivio del Touring perché è un archivio un po' sui generis, ha delle peculiarità uniche. Innanzitutto non è una collezione di materiali grigi, di materiali di servizio alla realizzazione delle riviste. Non lo è, ma nasce nel 1898 proprio con una call. Il suo fondatore Bertarelli aveva invitato fotografi e viaggiatori italiani a documentare la penisola e a inviare questi materiali al Turing. Questo invito si rinnova poi di decennio in decennio e si arriva così a costituire il grande nucleo dell'archivio del Touring Club. È di fatto un progetto di archivio collettivo, un'operazione
di costruzione attiva della memoria, che poi oggi ci permette di raccontare tanti sguardi e tante diverse sensibilità delle persone che hanno mandato anche solo una cartolina al Turing. La call cerca di raccogliere questo spirito e di rinnovarlo appunto con una call e una residenza artistica. L'ultimo aspetto, dicevo, che quello che invece ha portato il Turing Club verso di noi è il desiderio di portare su questi materiali uno sguardo che fosse diverso da quello degli archivisti, che generalmente cercano di ascrivere ogni materiale all'interno di una precisa cronologia, che adottano un approccio analitico. Invece lo sguardo di artisti e curatori talvolta obbedisce a diverse leggi, è più intuitivo, più sistemico. Un precedente che è stato un po' un territorio di condivisione tra appunto Campobase e Daniele Costa, tra il Turing e Video Sound Art, è quello di Abi Warburg e del suo Builder Atlas. Warburg aveva anche lui adottato un criterio intuitivo per associare le immagini e aveva composto con molto anticipo rispetto ad altri 73 tavole. Ognuna di queste 73 tavole componeva su uno sfondo nero immagini che provenivano da contesti storici molto lontani fra loro, dall'antichità greco-romana fino al Novecento, dall'estremo occidente all'estremo oriente. Ogni tavola che associava questi materiali riusciva però a restituire in una diversa accezione il rapporto tra uomo e cosmo. Ora, Campobase e Daniele Costa non hanno una pretesa tanto trasversale, tanto esaustiva, però anche loro hanno cercato, pescando nelle diverse cartelle dell'archivio, di raccogliere materiali che obbedissero a un criterio di carattere sociologico, possiamo dire. Hanno cercato nelle diverse cartelle dell'archivio un comportamento sociale, ovvero l'attitudine dell'uomo urbano, della gente di città all'interno dei luoghi di villeggiatura e l'attitudine dei villeggianti, l'attitudine degli spazi di villeggiatura all'interno dei contesti urbani. E questo è stato ambizioso, audace, ma anche a certi tratti utopico, perché andava contro quella che è la struttura e l'organizzazione dell'archivio, che è diviso per cartelle, temi, geografie, e invece in questo caso si è dovuto scandagliare l'intero archivio per ritrovare questi materiali che erano puntualmente dispersi all'interno delle diverse cartelle. Ora lascerò la parola a Stefano, che entrerà più nel merito del progetto. E prima di lasciargli la parola voglio rivolgere due inviti da parte di Video Sound Art del Turing. Il primo è quello di continuare a proporre progetti per l'archivio del Turing Club italiano, che è un giacimento immenso di materiali e di storie che possono ancora essere raccontate. L'archivista Luciana Senna, che ha guidato i ragazzi in questo progetto di residenza, diceva: molte immagini per me sono mute, ma per loro sono state estremamente eloquenti. È importante che sguardi con diversi background, diverse età anagrafica, vengano convocati qui e producano dei progetti. Quindi il primo invito è quello di continuare a far parlare l'archivio. Il secondo invito è quello appunto di raggiungerci in questi giorni fino al 9 giugno alla Piscina Cozzi per discutere insieme gli esiti di questo progetto. Stefano. Grazie, grazie mille Davide dell'ottima presentazione, è ovviamente un piacere anche per noi essere qui, per noi, quando dico noi intendo Daniele Costa, intendo anche Campobase, forse procederei a fare delle brevissime presentazioni, poi Daniele non me ne volere, se sono impreciso completerai tu con quello che manca. E così anche Gabriella, se dimentico qualcosa, insomma, è il bello di essere un team. Allora, Campobase nasce circa 2 anni fa, nel 2019, è un collettivo curatoriale formato multidisciplinare, formato da Irene Angenica, Bianca Buccioli, Gabriella Dallago, Ginevra Ludovici, Federica Torgano e poi da me, Stefano Volpato.
Multidisciplinare perché si mescolano molte figure, competenze diverse, scrittori, ad esempio Gabriella è una scrittrice, curatori, critici, storici dell'arte, ricercatori. Diciamo che come impostazione di lavoro il collettivo ha sempre prediletto approcci discorsivi e sperimentali nella realizzazione dei progetti artistici, public program, festival, produzioni di mostre. E in questo caso, e molto spesso anzi, lavoriamo in modo fluido e inclusivo. Ovvero ci piace contaminarci, come è stato in questo caso per l'Open Call 2020 di VSA, con figure esterne. In questo caso il nostro partner è Daniele Costa, artista che si è formato allo UOV di Venezia, laureato nel 2017, se non ricordo male, e che all'attivo ha presentato i propri progetti in istituzioni insomma, di rilevanza sia nazionale che internazionale. Mi vengono in mente Fondazione Bevi l'Acqua alla Masa a Venezia, Fondazione Spinola Gamma a Torino, poco lontano da Torino, e anche in contesto internazionale, penso la Biennale Giovani Artisti nel Mediterraneo. Nel 2020 ha presentato il lavoro X nel contesto di Lago Film Fest a Revine Lago. Quindi, diciamo, per noi è stato un grande piacere, un grande onore poter collaborare con lui in questa specifica situazione. Dicevo una natura ibrida, fluida e inclusiva in relazione alla pratica di campo base, ma direi anche in relazione alla pratica di Daniele, che molto spesso lavora a stretto contatto con altri curatori o con altri artisti nella realizzazione dei propri progetti, perché la sfida in questo caso è stata anche provare a forzare un po' i rispettivi campi, quindi cercare di superare l'idea di una rigida distinzione tra pratica curatoriale e pratica artistica, pur nel rispetto delle e cercando di valorizzare al massimo ciascuno le proprie competenze. Poi forse Gabriella entrerà un po' più nel merito di come si è svolto un po' la ricerca specifica, sia in archivio che poi all'interno di Piscina Cozzi. Io vorrei forse spendere due parole sul perché, come campo base più Daniele Costa, o Daniele Costa più campo base, insomma, l'ordine non è importante. Siamo una cosa sola in questo contesto. Su qual è stato il motivo che ci ha innescato e ci ha scatenato la voglia di realizzare questo progetto a partire dall'archivio del Touring Club, che, come diceva Davide, è un archivio straordinario, di una ricchezza forse anche ancora poco conosciuta, che merita sicuramente di essere ulteriormente valorizzata, e un luogo altrettanto unico quale è la Piscina Cozzi di Viale Tunisia a Milano, una delle prime piscine coperte costruite in Italia, costruita durante il ventennio fascista, e quindi insomma anche dal punto di vista architettonico con un linguaggio ben preciso, quell'architettura razionalista di cui tantissime città in Italia portano importanti tracce, e per noi questo innescava la possibilità, facendo collidere, diciamo, facendo incontrare questi due mondi, di lavorare su un tema, il tema della surroga, che ci sembra un tema estremamente attuale e importante. E di certo quest'ultimo anno e mezzo, con le restrizioni fortissime che abbiamo vissuto, forse ha accelerato ancora di più la necessità di lavorare su questo tema. Certamente in questo progetto due mondi, quello della piscina e quello del mare, si chiamano, si incrociano, si scontrano a volte, arrivando a toccarsi in alcuni momenti, arrivando a respingersi in altri. E certamente, come diceva prima Davide, l'idea di investigare alcuni tratti dell'urbanità che viene trapiantata lungo le coste italiane
la nascita in qualche modo di un processo di turistificazione a cui non è estraneo nemmeno il Touring Club, come organismo, come comportamento e processo collettivo, ma al tempo stesso ci piaceva l'idea, e abbiamo lavorato molto sull'idea della piscina come surroga del mare, quindi l'idea di portare il mare in città in qualche modo, e su questo doppio binario si è mossa un po' il nostro interesse e la nostra ricerca. Passerei la parola a Gabriella per un paio di battute su come si è svolto un po' la ricerca e il lavoro e quindi a Daniele, insomma, per parti del testo e anche poi del materiale video. Grazie Stefano, io partirei da due appunti che ho preso mentre parlava Davide prima, mentre ci presentava, che ha chiamato, definito l'archivio del Touring Club un archivio collettivo, che è di sicuro il primo aspetto che ha un po' solleticato sia la fantasia di Campobase che di Daniele Costa, perché l'idea di questo archivio che è stato composto nel tempo da voci di persone diverse che provenivano da posti differenti e che davano dei contributi all'archivio molto difformi tra di loro, subito ci ha interessati, e soprattutto perché per molto tempo noi con Campobase abbiamo lavorato sullo strumento dello storytelling. Il nostro approccio all'archivio del Touring Club è stato un approccio assolutamente asistematico, quindi ci siamo trovati di fronte a un archivio organizzato appunto per luoghi, con delle scansioni geografiche, temporali molto precise, e invece di decidere di affrontarlo muovendoci magari sulla direttrice di un posto, di un luogo, di una regione, abbiamo deciso di tagliarlo trasversalmente. Andando a cercare quello che poi una rivista del Touring Club stesso ci ha suggerito essere il mare di chi non ha il mare, quindi tutte le esperienze acquatiche in qualche modo fatte da persone che non avevano un'esperienza diretta con il mare, e di sicuro questa suggestione è nata dall'incontro con il luogo su cui poi abbiamo lavorato e in cui mostriamo il nostro lavoro, che è Piscina Cozzi, quindi l'idea di questa grande piscina nel centro di una città che non ha un reale collegamento con il mare e che quindi diventa un po' il catalizzatore di tutte quelle esperienze marittime che le persone che vivono in città non hanno la possibilità di fare. E il fatto di avere una residenza, organizzare una residenza, era qualcosa di abbastanza complicato, perché appunto l'open call l'abbiamo vinta più o meno a ottobre-novembre, e quindi è stato molto difficile portare avanti una residenza nel vero senso della parola residenza a cui eravamo abituati prima dell'emergenza sanitaria, e quindi ci ha un po' aiutati questa volontà di far emergere dall'archivio delle suggestioni che ci sono state suggerite dalle archiviste stesse con cui abbiamo lavorato, quindi l'idea è stata quella di portare loro una richiesta, che era appunto quella di provare a smontare questo archivio in modo totalmente asistematico e anche non scientifico, strettamente scientifico, e provare a far emergere dall'archivio delle suggestioni, delle immagini. Quindi l'idea dell'emersione è un'idea che è venuta fuori parlando spesso con Daniele Costa, che appunto voleva lavorare sulla memoria, su come la memoria avesse anche un'impressione fisica sui luoghi e sui corpi che la esercitavano, e nello stesso modo abbiamo provato a lavorare con i materiali dell'archivio, quindi far emergere, come sul pelo dell'acqua della piscina Cozzi, dei materiali che in qualche modo venivano completamente filtrati dallo sguardo. E quindi abbiamo deciso di interrogare l'archivio in modo che le immagini e i testi che fuoriuscivano da questa consultazione totalmente asistematica emergessero e comparissero un po' sul pelo dell'acqua, come se fossero delle emersioni all'interno di Piscina Cozzi stessa.
E questo lavoro è stato un lavoro che ha messo molto in dialogo il contemporaneo con tutto ciò che era invece conservato dentro l'archivio. In particolare c'è stata un'immagine che ci ha colpito molto, che è uscita dall'archivio e che abbiamo ricevuto tutti insieme e su cui ci siamo soffermati senza neppure consultarci prima, che è questa immagine scattata sulla riva di un fiume. L'immagine inquadra delle persone che sono sulla riva e che guardano verso il fiume, dove c'è un battello su cui probabilmente, anzi di sicuro, è posizionato il fotografo che sta scattando la fotografia, e quelle persone guardano in camera. E la prima volta che noi abbiamo guardato questa foto, l'abbiamo guardata tutti dal nostro schermo del computer, eravamo collegati in videochiamata, e quindi c'era questo sguardo spezzettato su tanti device diversi sparsi per l'Italia, di persone che guardavano noi mentre noi le stavamo guardando, ed è stato un po' sul gioco della reciprocità di questi sguardi che abbiamo deciso di impostare il nostro lavoro, cioè guardare l'archivio dal presente, ma anche essere guardati dall'archivio dal passato, e provare a indagare questo rimando, questo rimbalzo che veniva a crearsi tra noi oggi nel 2021 davanti di fronte all'archivio e l'archivio di fronte a noi. In particolare ci siamo resi conto che all'interno dell'archivio emergevano sia delle immagini che moltissimi testi. Probabilmente non ci aspettavamo all'inizio di trovare una quantità così abbondante di testi, e questa immersione di testi ci ha fatto scegliere di, parallelamente al lavoro video di cui vi parlerà Daniele, che è di sicuro più esperto di me, ci ha fatto scegliere di andare anche nella direzione di uno script testuale, quindi un vero e proprio copione, anche se la parola script alla fine è quella che probabilmente descrive meglio quello che è successo, che è una tessitura, una cucitura di questi elementi d'archivio e che vengono filtrati e riguardati dal nostro sguardo contemporaneo, e che su cui si innestano anche degli elementi che provengono da altre fonti, canzoni, poesie, pezzi di libri, pezzi di saggi, che vanno a creare questa sorta di lungo serpentone in cui non si riesce più a distinguere che cosa è contemporaneo e che cosa invece viene dall'archivio. Quindi si crea proprio una narrazione fluida che va a scorrere insieme alle immagini del video e a creare appunto questo dialogo costante, questo rimando costante di sguardi tra il presente e il passato. E a livello visivo invece mi piacerebbe passare la parola a Daniele Costa, che ha lavorato sulle immagini direttamente. Grazie. Grazie mille Gabriella. Intanto buongiorno a tutti. Grazie mille a Campobase e a Davide di Video Sound Art. Parlare della parte visiva non è così facile, nel senso che quando ci siamo approcciati all'archivio abbiamo trovato un materiale estremamente ricco ed estremamente profondo, e la cosa che è venuta istantanea all'inizio era: non fissiamoci sulla parte video, anche se io di base cerco di fare questo. Quindi non c'era la volontà di sviluppare una sorta di prodotto video, insomma, ma di farci completamente immergere da quello che era il materiale dell'archivio. Poi siamo venuti a contatto con tutta una serie di, appunto, materiali video dell'archivio del Turing, e da qui si sono aperte una serie di piccole porticine che hanno creato un fluido collettivo che ci ha fatto immergere all'interno questo potenziale estremamente visivo, perché poi alla fine il materiale del Turing, a mio avviso, è un materiale estremamente visivo e di una visibilità che è quasi materiale, che si può quasi toccare, diciamo. Una cosa su cui di cui forse hanno già parlato, e sicuramente Gabriele ha già parlato, è questa cosa qui del contemporaneo, e quindi di come mettere in relazione la parte questi materiali appunto d'archivio con tutto un tessuto contemporaneo su cui noi comunque facevamo presa in un periodo abbastanza
particolare, che è quello pandemico in cui abbiamo affrontato la residenza, ed è venuto quasi, diciamo, spontaneo la modalità di posare i materiali d'archivio sull'acqua della piscina Cozzi, quindi sull'acqua di quella che poi sarà la casa del nostro, la casa visiva, diciamo, del nostro materiale finito. E diciamo che è stato un procedimento anche abbastanza, sì, direi quasi spontaneo, perché c'è stato un immergersi abbastanza involontario, perché i materiali visivi dell'archivio avevano questo elemento fluido all'interno che si ripeteva in maniera quasi cadenzata, e allo stesso tempo la piscina Cozzi nella sua fermità di quel momento, nel momento in cui siamo noi entrati poi in piscina Cozzi, che era un momento di chiusura totale, richiamava proprio la possibilità di creare delle piccole increspature tra il contemporaneo e l'elemento d'archivio. E da questo punto di vista il processo è stato estremamente diverso da ciò che faccio di solito nel mio percorso di ricerca personale, ed è stato un po' quello che ha spiegato Stefano all'inizio, il fatto di compenetrarci e lasciarci influenzare tra video sound art, campo base, il mio percorso, creare una sorta di amalgama che ha avuto anche dei momenti di contrasto, perché il contrasto crea poi quella possibilità di vedere che all'inizio non c'è, ma che ha portato poi a un materiale estremamente strano, e se avete modo di vederlo, secondo me sarà assolutamente bellissimo poi fare un altro StreamYard per confrontarci sulla visione di quello che siamo andati a fare. L'ultimo aspetto è come abbiamo lavorato, cioè come ho cercato di lavorare sulla, appunto, matericità dei materiali d'archivio del Turing. Erano dei materiali, quando ci sono arrivati i materiali, erano dei materiali per la maggior parte in bianco e nero, e alcuni avevano delle piccole, non so se sono dei problemi, comunque. E digitalizzando il materiale, l'acquisizione, appunto, nel contemporaneo ha comportato delle alterazioni, appunto, di quella che è la materia filmica. E da lì c'è stato un pensiero, appunto, su questo bianco e nero, su questo bianco e nero che si appoggiava sul blu, su quei colori abbastanza da piscina, insomma. Di lavorare anche, appunto, su, in una maniera quasi, diciamo, sartoriale, che è un po' strana a livello visivo, se si vuole fare un riferimento, di lavorare su quello che è proprio il tessuto di visione. Quindi sono andato a creare una sorta di cortocircuito tra il contemporaneo e l'archivio, mettendo mano sul segnale visivo che usciva, quindi sulla crominanza e luminanza, che sono le due varianti che vanno poi a creare il colore e che sono state introdotte poi, e che al tempo dei materiali d'archivio non erano ancora presenti. Adesso qui magari mi sto addentrando su qualcosa di storico a cui non sono prettamente un maestro, però in teoria dovrebbe essere così. E questa cosa qui è stata assolutamente forte, perché prendere in mano dei materiali con tutta una loro corporeità e con dei corpi all'interno abbastanza precisi e con una identità molto connotata, mi ha fatto ragionare su tutto un creare questa idea della surroga, questa idea della surroga della surroga su materiale. Quindi una concettualizzazione della concettualizzazione su materiale che aveva già subito una sorta di presenza nel contemporaneo. E
l'ultima cosa riguarda appunto i corpi, nel senso che i materiali dell'archivio del Turing sono dei materiali con un'impostazione ben precisa, una connotazione temporale estremamente determinata e che contengono all'interno una pluralità di personaggi, viaggi, ambientazioni e documentazioni varie. E secondo me c'è l'archivio all'interno dell'archivio, nel senso che i corpi sono degli archivi che trattengono una serie di esperienze che i video del Turing poi ci consegnano e che diventano a loro volta esperienze. E lavorare da un punto di vista visivo su questa cosa ha in un qualche modo riagganciato una collettività generale ed esperienziale che ha dato una sorta di nuova di risultato assolutamente inaspettato e di visione assolutamente nuova in un periodo in cui di questa visione secondo me ce n'era assolutamente bisogno, perché abbiamo vissuto in un anno e mezzo in un nostro immaginario che non accadeva perché bloccati, e credo che questo lavoro vada molto in questa direzione, cioè in una quantificazione immaginativa di quello che poi potrebbe essere l'esperienza, una ipotetica esperienza. E questa cosa che mi ha fatto davvero, mi ha dato tantissimi stimoli che non pensavo, dico la verità, all'inizio, e non so se sia merito di Campobase, di Video Sound Art o del Turing Club. Alla fine della conversazione magari ci arrivo. È tuo, Daniele. Però credo che insomma il processo sia stato assolutamente straordinario, e rinnovo secondo me quello che diceva un po' Davide e Stefano, ovvero dico che secondo me c'è bisogno di lavorare su questi materiali e di creare secondo me visioni, perché appunto come dice Luciana, che ringrazio, che è stato fondamentale, e Ilaria se non sbaglio, c'è bisogno di creare secondo me visioni. Penso che se avessi affrontato questo lavoro da solo, applicando da solo per l'open call, sarebbe venuto fuori un lavoro completamente diverso e tutta questa pluralità di linguaggi e di scenari si sarebbe un po' andata a stendere. E adesso qui dico l'ultima, credo che questo sia il futuro dell'arte contemporanea. No, però su questa cosa qui, sulla idea di pluralità, mi piacerebbe far partire una discussione, perché credo sia un po' il mio ruolo. E magari sentendo prima Davide, che ha dato via lui a questa, con Video Sound Art, a questa possibilità di incontri all'interno dell'archivio che ha portato poi al generare di una serie di segmenti e di visioni assolutamente fantastiche. Dimmi Davide se la domanda non c'entra. Sì, certo, abbiamo cercato di coagulare attorno all'archivio figure che avessero un retroterra culturale molto distante fra loro. In passato la call era rivolta solo agli artisti, invece quest'anno abbiamo deciso di estenderla anche ai viaggiatori, per esempio, a studiosi, curatori, a geografi, persone che avevano architetti, background molto diversi fra loro, proprio perché crediamo che anche punti di vista a cui non attribuiamo una particolare connessione logica con i materiali dell'archivio riescano a scardinare certe narrazioni più convenzionali, più conosciute. Quindi sì, cioè c'è stato questo tentativo di far coagulare più sguardi possibili attorno a questi materiali. Mi inserisco in coda una cosa che hai detto, Daniele, che mi è sembrata estremamente interessante. Questa centralità dei corpi, dell'esperienza fisica sensibile, a mio avviso è stato un elemento importantissimo da ritrovare
in quella dinamica di sguardi dal passato al presente e quindi un po' dal presente al futuro che abbiamo provato a ritessere. E in questo senso mi torna in mente la targa che abbiamo, da cui siamo partiti e che è stata anche inserita, adesso farò un piccolo spoiler rispetto al lavoro che è attualmente in mostra nel bagnetto mosaicato, il pezzettino di testa della targa di Piscina Cozzi è alla fine entrato fisicamente nel video, nel lavoro finale, ed in particolare faccio riferimento al monito d'annunzio: maestri facili nell'esercitare il nuoto debbono essere tutti gli italiani della penisola. Quindi quest'idea di formazione, di costruzione, che sappiamo essere centrale nell'idea di modernità propugnata all'epoca, in quell'epoca così complessa e certamente drammatica della storia del nostro paese. E questa centralità del corpo quindi è un tema che continua, intorno alla quale si continua a svolgere certamente una battaglia, una lotta, e rispetto alla quale insomma siamo oggi chiamati ad impegnarci e prendere chiaramente una posizione. Quindi da questo punto di vista credo che la riflessione finale che facevi, Daniele, sia estremamente interessante anche per andare a leggere il lavoro e rileggere il lavoro che è stato fatto. Rispetto al testo, in particolare vorrei sottolineare l'importanza che hanno avuto i materiali testuali dell'archivio del Turing, che sono dei materiali estremamente preziosi ed importanti ed ingenti anche nell'economia dell'archivio. L'archivio del Turing è composto da alcuni video, moltissime fotografie, cartoline, mappe, cartine fluviali, materiali molto eterogenei, ma una grossa parte di questo fondo è composto dalle riviste, e sulle riviste è possibile in qualche modo rintracciare una certa idea di costruzione anche di una modernità, di un paese moderno a cavallo dei decenni degli anni 30, 40, 50 fino ai giorni d'oggi. Rispetto all'intreccio con i materiali contemporanei, forse approfondirei un po' di più, se Gabriella ha voglia di fare un insight sul lavoro che è stato fatto. Sì, molto volentieri, anche e soprattutto collegandomi a quello che ha detto Daniele rispetto al metodo di lavoro, alla pratica con cui abbiamo lavorato. Questo lavorare insieme, lavorare da diverse prospettive, di sicuro ha portato il testo a essere quello che oggi è il testo, perché ovviamente avere una pluralità di sguardi che riflettono sugli stessi materiali di archivi aiuta a fare un lavoro di esplosione di questo archivio molto più composito rispetto a una prospettiva singola, anche di scrittura singola, perché il lavoro che abbiamo fatto non è stato solo un lavoro di archivio collettivo, ma è stato anche un lavoro di rielaborazione di scrittura collettiva, nel senso che le nostre sessioni di scrittura sono state veramente a sette teste che si trovavano insieme e che da prospettive diverse e anche con sguardi molto differenti tra di loro agganciavano degli elementi esterni all'archivio e li portavano all'interno di questo flusso di scrittura. Perciò a seconda anche delle posizioni che ciascuno di noi ha nella vita, sono entrati dentro dei materiali che provengono da riviste contemporanee, ma anche dei materiali che provengono da romanzi, materiali che provengono da poesie, alcune canzoni, quindi questa avere un coro di voci di persone che hanno anche una formazione e una pratica artistica, curatoriale, lavorativa più in generale, così diversa, ha permesso anche a noi di fare, in qualche modo, di replicare la costruzione dell'archivio collettivo del Turing. Quindi, così come lì i materiali sono
così diversi, perché appunto provengono da geografie completamente differenti, anche noi, anche la nostra postura nel mondo, la nostra posizione nel mondo, oltre che geograficamente differente, è anche proprio differente a livello di prospettiva e di lettura del testo e di lavoro sul testo. E quindi quello che è venuto fuori è stato è questo testo che ha a volte anche dei cambi di tono e di voce molto bruschi, perché abbiamo cercato di rispettare anche il modo in cui i materiali parlavano, cercando appunto di dare, non so, un secondo, terzo ascolto attento, è possibile trovare delle coordinate, capire che qualche cosa proviene dall'archivio, invece qualcosa è molto contemporaneo, però ovviamente questo rimbalzo è così fluido e si scioglie, ogni testo si scioglie dentro l'altro, che appunto ci vuole una riflessione e un ascolto veramente molto approfondito per notare i cambi di voce e magari focalizzarsi anche su delle parole che appunto sono molto storicamente situate in un certo punto della storia. E quindi questo è stato un lavoro, prima di molta lettura, nel senso che abbiamo davvero osservato da vicino, letto, riletto, ci siamo passati tra di noi i materiali dell'archivio del Turing, e quindi siamo partiti proprio da quelli sono stati un elemento centrale, così come i materiali visivi sono stati un elemento centrale poi per Daniele, per la costruzione del video, delle immagini. È stato proprio un lavoro di esplosione dell'archivio e, come dire, una messa in confusione di materiali che già tra di loro erano molto diversi e che appunto sono andati ad inglobare pezzi di mondo, frammenti di mondo che ora sono diventati un po' un unicum, una sorta di flusso. Beh, io mi inserisco perché volevo un po' approfondire con Daniele l'aspetto delle sonorità che si mescolano all'interno dell'opera video, perché abbiamo parlato molto di immagini e di parole, però c'è anche una dimensione sonora che ho molto apprezzato nella realizzazione dell'opera. Grazie mille per la domanda, Davide. Assolutamente, abbiamo fatto la parte sonora, è diventata poi fondamentale, nel senso che i materiali d'archivio del Turing Club hanno una determinata connotazione e un'impostazione di data dagli anni in cui sono stati registrati, quindi questa voce è abbastanza presente in una modalità quasi di racconto declamatorio, diciamo, e una completa, cioè non c'è praticamente, cioè l'assenza completa di sound design o comunque di un audio di sottofondo, insomma. Quello che abbiamo fatto noi è stato lavorare con Marco Furlanetto e Mauro Martinoz, che sono due fantastici sound designer, e con loro creare una dimensione sonora che andasse anche qui ad attivare in un certo qual modo il contemporaneo in una maniera forse un po' fittizia, quindi ricreando tutta una parte di sound designer di sound design assente, quindi di suono, diciamo in presa diretta, ed è per questo che è in maniera fittizia, perché il suono non è stato fatto in presa diretta, e tutto questo ha dato forse una tridimensionalità molto più profonda alla parte sonora, mischiandosi poi con l'intervento e con l'inserimento della parte, cioè con il testo, insomma, con la parte declamatoria, con le parole che sono state inserite e lette all'interno sempre della parte video. E anche qui l'operazione, appunto, un po' come è venuta per la parte visiva, appunto, di tratteggiare un dialogo con il contemporaneo, e quindi anche qui creare delle finestre, come è stato fatto appunto per la parte video, e ritagliarle su un suono che non c'era, dando una nuova dimensione, una nuova collocazione, una nuova anche qui visione e anche strutturazione. Credo di essere riuscito con gli altri a darvi una serie di indizi sufficienti per spingervi a venire da oggi fino al 9 giugno a visitare l'opera nei sotterranei della Piscina Cozzi nel Bagno Mosaicato, ogni giorno dalle 16 alle 20 con ingresso libero. A presto!